Secondo le statistiche più recenti, Bing ha una quota di mercato globale del 9% per le ricerche su desktop, mentre Google ne ha l'84.08%. Per i dispositivi mobili, Google domina con il 94.84%, mentre Bing ha solo lo 0.42%. Quindi Google è ancora il leader del mercato delle ricerche online. Tuttavia, alcuni analisti ritengono che Bing possa superare Google grazie alla sua innovativa tecnologia di chat basata sull'intelligenza artificiale ChatGPT. Questa tecnologia permette a Bing di offrire ai suoi utenti una conversazione più naturale e coinvolgente rispetto a Google. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete pronti a cambiare? Sì, perché è arrivato il momento di cambiare qualcosa che utilizziamo quotidianamente tutti, perché ragazzi vi dico proprio tutti, da tanto tanto tempo, cioè Google. Chi non utilizza il motore di ricerca Google? Praticamente tutti. È utilizzato da circa il 92% degli utenti globali, quindi capite che è veramente un numero assurdo, mentre il restante 6% è diviso tra gli altri motori di ricerca, tra cui Bing. Ma tutto questo sta per cambiare. Sì, perché come sapete ormai a livello hardware non c'è innovazione, i telefoni ormai sì, escono continuamente nuovi telefoni, ma è solo un miglioramento di quello precedente, non c'è qualcosa di innovativo. Stessa cosa per i PC, cioè siamo veramente in un periodo in cui è tutto molto plafonato per quanto riguarda inventare qualcosa di nuovo da mettere nei nostri dispositivi, mentre per quanto riguarda i software siamo veramente arrivati ad una svolta epocale. Sì, perché comunque noi utilizziamo quotidianamente un motore di ricerca che, come vi ho detto, è praticamente per tutti Google, e tutti lo utilizziamo tante volte al giorno, perché ogni volta che accediamo ad internet accediamo sempre attraverso una ricerca, ma una ricerca non spiegata, è una ricerca che ci dà delle indicazioni, degli indirizzi verso qualcosa che parla di quello che noi stiamo cercando. Mentre con l'arrivo della nuova versione di Bing che avete visto nell'intro, è possibile ragazzi avere delle risposte e avere delle spiegazioni, avere delle organizzazioni di qualcosa che gli stiamo chiedendo, di avere la possibilità addirittura di organizzarci direttamente dal nostro motore di ricerca addirittura una giornata, cioè per quanto riguarda i prezzi, gli orari, cioè è qualcosa veramente di pazzesco. Perché con l'introduzione dell'intelligenza artificiale che è già arrivata in Bing, come avete visto nell'intro, sì, perché tra poco la vedremo in azione nell'applicazione Bing sul mio iPhone, è possibile avere delle risposte chiare a quello che chiediamo al motore di ricerca, e soprattutto delle informazioni già finite, cioè non dobbiamo attraversare siti che ci spiegano, ma dove magari in un sito troviamo delle informazioni, poi andiamo in un altro sito, troviamo delle altre informazioni, o dobbiamo guardare dei video che ci spiegano determinate cose, ma l'intelligenza artificiale ce lo spiegherà come ce lo potrebbe spiegare un qualsiasi utente esperto di quella materia. Quindi è veramente pazzesco, e soprattutto è qualcosa che non esisteva fino adesso, e non esisteva soprattutto in questa modalità così reale e così funzionante. Come sapete, Bing ha introdotto l'IA artificiale ChatGPT, che ha acquistato appunto Microsoft, proprietaria di Bing e quindi adesso anche di ChatGPT, che ha cacciato miliardi di dollari per accaparrarsi questa intelligenza artificiale, che è quello appunto che è il trend del momento. Il primo che riesce a fornircela in maniera globale è quello che veramente spaccherà il culo a tutti gli altri, e da questo punto di vista sembra che Microsoft stia stravincendo. Infatti è già possibile scaricare l'applicazione Bing, come avete visto appunto nell'intro, io l'ho scaricata nel mio iPhone, ed è già possibile accedendo ad una lista per cui dopo qualche giorno verrete attivati e potrete utilizzarla. Ovviamente prossimamente sarà libera per tutti, attualmente è ancora una sorta di diciamo pre-release, però è già praticamente funzionante ed è qualcosa di pazzesco. Ma perché vi dico che è qualcosa di pazzesco? Perché adesso ve la faccio vedere in azione e ditemi voi se non è assurdo quello che state per vedere. L'intelligenza artificiale si integra direttamente con quello che è la ricerca normale, quindi potremmo fare ancora la ricerca normale, quella classica, quella che siamo abituati normalmente, ma in più avremo la possibilità, sempre nella stessa ricerca che abbiamo fatto, di avere invece la
la risposta dall'intelligenza artificiale. Questo che rende veramente fantastico il tutto. Non bisogna passare attraverso due ricerche, non bisogna avere due motori di ricerca, cioè no, il classico motore di ricerca che utilizziamo normalmente, e potremo avere entrambe le soluzioni. E non so se riesco a spiegarmi bene cosa si riesce ad ottenere. In questo video cercherò di farvelo capire, perché secondo me tanti non hanno chiaro quanto sarà semplice cercare con l'intelligenza artificiale quello che normalmente cerchiamo senza intelligenza artificiale, ma con la stessa identica identica facilità di quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi per fare questo, ragazzi, vado ad aprire appunto l'applicazione Bing, che vedete l'interfaccia classica di un motore di ricerca. Poi sicuramente verranno rilasciate le estensioni per poter integrare appunto il motore di ricerca nei nostri browser, quindi per chi ha un Mac molto probabilmente verrà rilasciata l'estensione Bing, che anche attualmente è già disponibile, però non è ancora la versione con l'IA, quindi abbiamo ancora la versione di Bing, come abbiamo quella di Google all'interno del nostro browser, per esempio di un Mac, però in questo caso, nel caso di Bing, non è ancora la versione con l'intelligenza artificiale, quella che invece abbiamo già nell'applicazione Bing. Mentre se installiamo il browser Edge, quello di Microsoft, anche in un Mac, abbiamo già anche lì il motore di ricerca Bing nella versione finale, cioè quella con l'IA. Allora, detto questo, direi che possiamo iniziare a fare questo test dell'intelligenza artificiale integrata in Bing. Allora, vedete che abbiamo la classica ricerca qua in alto, quindi se io vado qua a digitare qualsiasi cosa, sarà la classica ricerca che potremmo fare quando dobbiamo fare appunto una ricerca come quelle che facciamo tutti i giorni. Supponiamo che voglio organizzare una gita, quindi scrivo organizzare una gita di 2 giorni a Venezia. Quindi faccio cerca, perfetto, questo è quello che ci troverebbe il motore di ricerca nella sua versione classica, quindi questo è quello che tutti noi avremmo in una normale ricerca, quindi vari link di collegamento a dei blog piuttosto che a siti, piuttosto che a video di YouTube, però ovviamente poi in tutto questo dobbiamo appunto noi smazzarci i vari siti per poi andare a trovare le informazioni che ci interessano di più. Ma se invece vado a cliccare da parte a cerca, vado a cliccare chat, che sta per chat GPT, a questo punto vedete che parte l'IA, inizia la ricerca di intelligenza artificiale e andrà ad analizzare appunto quello che ho scritto già nella barra in alto di ricerca, e ci andrà a fare una ricerca molto mirata e dettagliata, andando a estrapolare lei tutto quello che è le notizie, ma tutto scritto come se ce lo stesse raccontando, ce lo stesse spiegando, come se fosse un professore che ci sta insegnando qualcosa, o un nostro amico che ci sta raccontando come ha vissuto lui quell'esperienza, quindi ci dice cosa va fatto, cosa non va fatto, cioè veramente è pazzesco. È molto lunga, vedete, quindi adesso se riuscite ve la leggete, perché comunque lei ci sta organizzando i 2 giorni di visita a Venezia. Ma perché ho scritto Venezia? Perché ad aprile vorrei andare appunto 2 giorni a Venezia, e vorrei appunto che sia l'intelligenza artificiale a organizzarmi il più possibile questa gita. È questo che sto cercando di fare in questo momento. Avendo scritto in maniera manuale, l'intelligenza artificiale ci risponde in maniera silenziosa. Ve lo faccio scorrere lentamente così potete leggerlo, ovviamente io non mi metto a leggervelo, sennò è infinito, ma la cosa assurda è che una volta che l'intelligenza artificiale ci ha dato tutta questa risposta, noi possiamo fare altre domande, ma senza mettere ancora il soggetto, sa già l'argomento di cui stiamo parlando, perché vedete che a sinistra abbiamo una specie di scopetta. Se io vado ad applicare la scopetta, cancello quello che è stata la ricerca. Se non cancello la ricerca e vado a cercare qualcos'altro, o voglio sapere altre informazioni riguardanti la gita a Venezia,
e lei in automatico ci metterà appunto le informazioni della gita Venezia senza che io gli debba dire ancora tutto da capo. Per esempio, lei ci ha dato tutte queste informazioni, io posso andare a chiedergli, perché comunque voglio altre informazioni, vado però questa volta a cliccare il microfono, così gli posso parlare per dirgli cosa voglio, e soprattutto l'intelligenza artificiale mi risponderà parlando. Sentite. Mi dai i prezzi dei vaporetti per muovermi a Venezia? E ovviamente la ricerca è un po' più lenta di quando si cerca in maniera classica, perché comunque lei deve analizzare tanto. Ti do i prezzi dei vaporetti per muoverti a Venezia. I vaporetti sono le barche pubbliche che ti permettono di navigare sui canali e raggiungere le isole della laguna. Ci sono diversi tipi di biglietti a seconda della durata e del numero di corse che vuoi fare. Biglietto singolo, 9,50 euro, valido per una corsa e 75 minuti. Perfetto, vado a interrompere perché comunque lei mi sta leggendo tutto. Cioè, avete capito? Cioè, non ho dovuto dirgli a Venezia trovami i prezzi dei vaporetti, no, è bastato dirgli trovami i prezzi dei vaporetti, lei sapeva già, intelligenza artificiale, che parlavo di Venezia, perché era ancora basato sulla ricerca precedente. Questo che è assurdo. Una volta che ho finito questa ricerca sui vaporetti, posso fargli altre domande e sarà sempre collegato a quella gita di due giorni dove è iniziato appunto tutto l'argomento, dove è partita appunto questa chat. È questo che è fantastico. E poi avete sentito in che maniera fluida ce lo spiega e racconta, proprio come se fosse una guida che ci sta spiegando cosa è meglio, cosa non è meglio fare, cosa utilizzare, dove andare e via dicendo. È assurdo. E un'altra prova che ho fatto, che mi ha veramente lasciato senza parole, è questa. Allora, andiamo a cancellare con la scopetta la ricerca e facciamo una ricerca nuova. Quindi vado a cliccare il microfono. Posso caricare una libreria Billy dell'IKEA nella mia Peugeot 2008? Quindi adesso lei inizia a fare la ricerca. Come vi ho detto, ci vuole un po' di più della ricerca classica, perché qua lei deve analizzare tante informazioni, trovare tante informazioni, ma guardate la risposta, eh? È assurdo, eh? Assurdo. 40 cm o 80 cm, profondità 28 cm e altezza 106 cm o 202 cm. La Peugeot 2008 ha un bagagliaio con una capacità di 405 litri e una lunghezza massima di 70 cm. Ricerca in corso per Peugeot 2008 bagagliaio. Ciao, questo è Bing. Sono felice di aiutarti. Faccina felice con occhi sorridenti. Quindi, potresti caricare una libreria Billy solo se la smonti prima o se abbatti i sedili posteriori. Perché vuoi caricare una libreria Billy nella tua Peugeot 2008? A parte la domanda che ci pone alla fine, perché vuoi caricare una libreria Billy, che voglio dire, uno, cosa ti interessa? Due, secondo te perché la voglio caricare? Perché la voglio comprare, la devo caricare, cioè, mi sembra chiaro? A parte questo, capite quante spiegazioni ci ha dato, quante misure ci ha dato a livello di metri cubi, a livello di centimetri, a livello di millimetri. È pazzesco, veramente c'è qualcosa di allucinante. Se la stessa domanda la dovessimo fare al motore di ricerca classico, proviamo, mettiamoci anche il punto di domanda e facciamo cerca. Questa è la risposta che abbiamo dalla rete, cioè quello che troveremo in una ricerca classica, che sia fatta con Google o in questo caso con Bing, con la ricerca quella tradizionale. Vedete che tutto, le informazioni alla fine magari riusciamo anche a trovarle, però capite che le dobbiamo cercare, dobbiamo mettere insieme più ricerche e mettere insieme più cose da leggere e fare noi tutto un puzzle di quello che andiamo a cercare. È veramente molto molto più complicato. Adesso voglio farvi vedere l'ultima ricerca, giusto per farvi capire, quindi vado a cancellare quella precedente. Possiamo fare delle domande anche a quei dubbi dove non ci sono realmente delle risposte, tipo: è meglio un Xbox Serie X o è meglio una PlayStation 5? Quella domanda dove realmente non c'è una risposta, c'è delle opinioni ma non c'è una risposta vera su quale è meglio, su quale è peggio. Quindi l'intelligenza artificiale a questa domanda come potrà risponderci? Proviamo a chiederglielo. È meglio una Xbox Serie X o una PlayStation 5?
Series X versus PlayStation 5. Ok, parte la ricerca, come vi ho detto è un pochino più lunga rispetto alla classica ricerca, ma sentite la risposta di un qualcosa che non ha una reale risposta. Questo è Bing. La scelta tra Xbox Series X e PlayStation 5 dipende dalle tue preferenze personali e dal tipo di giochi che ti piacciono. Cioè, pazzesco, ci dice tutto quello che ci interessa veramente sapere nel, diciamo, dubbio amletico di quale console è meglio, è pazzesco. Cioè, alla fine sono informazioni che avremmo comunque potuto reperire, magari guardando un video su YouTube, magari leggendo un articolo, ma già, però qua abbiamo diciamo, il succo di quello che ci interessa in maniera concisa, ma molto molto mirato, è pazzesco, cioè assurdo, assurdo. Vado a cancellare questa ricerca e ne facciamo un'altra del tipo un po' più tecnico, nel senso che proviamo a chiedergli se è possibile costruire un PC da 550 euro, che è il prezzo più o meno che è tra un Xbox e una PlayStation 5, con le stesse caratteristiche appunto di queste console. Proviamo. È possibile costruire un computer con le caratteristiche tecniche di un Xbox Serie X a 550 euro? Sentite, è pazzesco. Secondo alcuni articoli, per avere una configurazione simile alla console, cioè, capite? Bisognerebbe spendere almeno 1000 euro per avere le prestazioni e le caratteristiche tecniche di un Xbox Series X. Stessa cosa se gli avessi detto una PlayStation 5, stessa identica cosa, ve lo garantisco, ho già provato, perché comunque le due console, come abbiamo già capito nella chat precedente, sono molto molto simili. È pazzesco quello che ci riesce a spiegare, dandoci anche le caratteristiche tecniche. E se dovessimo fargli delle domande del tipo cosa posso costruire con 550 euro, ci darà le caratteristiche tecniche e i componenti che potremmo acquistare con 550 euro per avere, diciamo, il computer da 550 euro. È assurdo, ragazzi, è assurdo. Cancello la chat. Quindi ragazzi, siete pronti, dopo aver visto anche questo video, al cambiamento? Lo so, è qualcosa di diciamo complicato per noi cambiare, soprattutto per noi italiani, dove attualmente paghiamo tuttora il casello con i contanti, perché non siamo ancora neanche entrati nella mentalità di pagare con il bancomat. Quindi figuriamoci a cambiare qualcosa che utilizziamo normalmente tutti i giorni da tanti tanti anni. Ma qua è davvero una svolta epocale, perché comunque è qualcosa che non è invasivo, è qualcosa che non ci costa soldi, non è qualcosa che non ci permetterà più di tornare ad utilizzare quello di prima, è qualcosa che potremo anche iniziare ad utilizzare lentamente, cioè non per forza sempre solo questo metodo di ricerca, perché comunque, come avete visto, abbiamo anche la ricerca classica. Quindi veramente assurdo, e molto probabilmente Bing, come detto nella chat iniziale da Bing stessa, alla mia domanda su cosa succederà a Bing a livello di utilizzo degli utenti rispetto a Google, probabilmente si avvererà, perché avete visto che è qualcosa di assurdo ed è solo l'inizio. È questo che va calcolato, che è solo l'inizio di una svolta veramente epocale, e soprattutto una svolta tecnologica, perlomeno a livello software, che invece manca tanto tanto a livello hardware. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questa mia prova, il mio test dell'intelligenza artificiale di Bing, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, tante prime, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.